Buongiorno a tutti, benvenuti a questo momento con l'autore. Siamo allo Spazio Archimede, siamo anche in streaming, quindi molti ci ascoltano in streaming al www.radioarchimede.it e siamo qui con Christian Amadeo, giornalista, scrittore, si occupa di rock e pop da oltre 25 anni. Scrive attualmente sulla Stampa, Torino 7, La Nuova Voce di Settimo, e collabora con mensili settimanali, quotidiani e quant'altro. E oltre alla musica, le sue grandi passioni sono la filosofia orientale, smentiscimi se è giusto, le arti marziali giapponesi, che insieme hanno influenzato anche la scrittura del primo romanzo. Il primo romanzo che è stato Un passo dalla morte, edito nel 2014 in versione ebook e nel 2015 in versione cartacea per Lettere Animate. Poi nel 2017 ha pubblicato un altro libro che è Musica Eterna, la storia dei Dead Can Dance per Tsunami Edizioni. Una accurata biografia della band anglo-australiana. Quindi due libri apparentemente distanti, ma come hanno definito benissimo anche nella brochure che ti annunciava, Christian, non tanto lontani emotivamente interconnessi. Sei d'accordo su questo? Sì, sono molto d'accordo, non l'ho fatta io la brochure, è stata ispirata da chi ha organizzato, quindi beh, intanto ringrazio ovviamente la Biblioteca Archimede, Cosimo Mendolia, anche di suoneria, insomma, la doppia funzione, e Rosalba Nattero dell'Upgral, ha tantissime attività in corso. Sì, sottolineo assolutamente il legame tra le due opere, anche se involontario. Perché io ho scritto il primo romanzo, come dicevi tu, è uscito nel 2014, si intitola Un passo dalla morte e ha una certa idea della morte, adesso magari certo, approfondiremo, parliamo, e cercheremo di legarlo. Il collegamento con il libro di Dead Can Dance può esserci perché nel nome stesso del gruppo Dead Can Dance, il morto che può ballare, ha la parola morte all'interno. Entrambi però sono accomunati dal fatto di come viene vista la morte, che non è la morte negativa, ma è una morte positiva, anzi, no, in stile orientale. In Oriente è la morte vista come un'opportunità, sapendo, avendo consapevolezza del fatto che si deve morire, ovviamente si vive a pieno ogni istante della vita, ed è il concetto che deriva dalla filosofia samurai vecchia, certo. Quindi. E lo stesso per i Dead Can Dance, il fatto che il morto possa ballare vuol dire dare un'anima a ciò che apparentemente è morto, ciò che si considera terminato. Da ciò che termina può rinascere una nuova vita. Quindi entrambi, nonostante un apparente messaggio negativo, oscuro, che in parte lo è ovviamente, però dà una speranza per il futuro. Sì, diciamo che quello che mi affascina dei tuoi scritti è proprio questo contatto con un argomento che solitamente è tabù, perché nella cultura della società maggioritaria non si deve assolutamente parlare di morte, e addirittura questo influenza poi anche la vita, perché non si deve neanche parlare di vecchiaia. Vecchiaia è un qualche cosa da rifuggire, è come fosse un peccato avvicinarsi alla vecchiaia, come se fosse una disgrazia. Tanto toccherà a tutti. E questo, come dicevi tu, in questo tipo di società in cui siamo nati e cresciuti, in cui ci hanno allevato, è così. Però in altre culture non è assolutamente. No, assolutamente. Tra l'altro mi è capitato, facendo una presentazione in veste di giornalista, a un incontro musicale di due cantautori siciliani che hanno scritto un libro che è basato anche sulla morte, e mi raccontavano che in Sicilia, così come anche in Messico, certo, la morte ha una festa. Certo, in Messico c'è il Giorno dei Morti, che è bellissimo proprio come festa, perché è una. Ma ad esempio possiamo anche parlare dei funerali irlandesi, dove fanno grandi feste. Ne sai qualcosa tu, eh? Sì, abbastanza. O anche New Orleans mi viene in mente, no? Che i funerali sono una grande festa. Purtroppo noi siamo nati e cresciuti in una cultura che non ci concede questi spazi. Però andiamo sui tuoi libri, poi torniamo anche a questi argomenti. Partiamo dall'ultimo. Com'è che ti è venuto in mente di fare una biografia sui Dead Can Dance, che peraltro io condivido perché sai che mi piacciono moltissimo? Beh, allora, intanto sono il mio gruppo preferito.
e da giornalista musicale ed appassionato ovviamente di questo gruppo mi ero chiesto perché non fosse mai uscito nulla al mondo su questo gruppo che ha fatto storia, perché molti magari non conoscono il nome, ma i loro brani vengono usati per tantissime pubblicità, spot, documentari. Pensiamo anche al brano di Lisa Gerrard, Now We Are Free, che è la colonna sonora del film Il Gladiatore, che bellissima. Ha vinto un Golden Globe, è stato nominato agli Oscar, quindi e la loro musica è nota, non sono noti loro, perché non vogliono apparire, si celano un pochettino dietro la loro musica, sono molto riservati. E quindi non è mai uscito nulla su di loro, anche le interviste sono centellinate, quindi volevo cimentarmi con il raccontare la loro storia. È stata la prima, è il primo libro al mondo che esce su di loro. Sì, infatti, anche questo. E avevo anche timore, perché comunque cimentarsi con qualcosa che qualcuno non ha mai toccato, voluto toccare, qualcosa quasi di sacro. Infatti la loro musica per me non è tanto una musica ordinaria, anche certo. Per questo il titolo Musica Eterna era l'unico modo per etichettare loro. Anche un titolo di un loro brano. Sì, Musica Eternal, si intitola precisamente il brano. A me sembrava legasse molto bene per dare il titolo ovviamente al libro e per definire la loro musica. Anche perché definirla è tutt'altro che facile. L'hanno definita gothic, dark, folk, etnico, rock... difficilissimo. In questo devo dire che un po' mi ci riconosco, perché queste contaminazioni anche il lab growl effettivamente è difficile. Anche io quando da giornalista devo definire la loro musica dico rock celtico per fare prima, però c'è tantissimo altro sicuramente. E quindi mi ci riconosco in pieno, perché loro non hanno paura delle contaminazioni, cosa che invece magari i puristi storcono il naso, ma invece è proprio bello, e questo l'ho incontrato anche in Bretagna o in altri paesi celtici, è proprio bello fare queste contaminazioni dove c'è anche, che so, la musica elettronica mescolata alla musica sacra e cose del genere. E in questo sono... Ma tu dicevi che sono un po' di nicchia, io direi che sono abbastanza conosciuti, sono tutto sommato, si rivolgono a un'elite magari colta, no? Questo è vero, però non è che sono un gruppo internazionale, e nonostante questo sono riusciti a raggiungere una fama invidiabile. Sì, tra l'altro la musica di Dead Can Dance, quando io leggo oggi recensioni su gruppi che si rifanno a loro, sono ispirati a Dead Can Dance, non dicono come per altri generi fanno thrash metal, fanno punk, reggae, le recensioni leggi ricordano i Dead Can Dance, come se fosse un genere a sé, no? E tra l'altro piacciono non solo perché loro sono nati in ambito dark, new wave, no? Della scena anni 80, la 4AD, che era una storica etichetta inglese che lanciava tantissimi gruppi del genere, ma hanno iniziato in quell'ambito lì, poi si sono evoluti e hanno cominciato a fare altra musica, etnica, world e quant'altro, e ho scoperto che tra i più appassionati di questo gruppo ci sono i metallari. Addirittura tantissimi gruppi metal hanno reso omaggio, hanno rifatto i brani di Dead Can Dance in versione metal, quindi molto particolare come bella, cosa. Bella questa cosa. Sì, diciamo che comunque hai avuto un'idea molto originale, perché come dicevi tu non esisteva ancora una biografia dei Dead Can Dance. E dovremmo fargliela avere, allora dovresti farla tradurre, no? Dovresti metterti in contatto con loro, saranno contenti anche. Sì, beh, allora intanto non è una biografia ufficiale, perché io ho chiesto a loro e al loro management di avere l'autorizzazione a farla riconoscere biografia autorizzata. Non è stato così, ma semplicemente perché vabbè, loro sono riservati e non ci tengono a questo, però il cantante mi ha detto personalmente che vorrebbe prima o poi far uscire una sua biografia e raccontarsi. Ma la cosa bellissima, che è stata per me la mia più grande soddisfazione, è che una volta pubblicato il libro tramite l'editore, la Tsunami Edizioni, tra l'altro che è un editore molto molto interessante, io sono contento di aver pubblicato con loro, che sono anche presenti qui con lo stand, e loro hanno mandato la copia ad entrambi e mi ha risposto direttamente Brendan Perry, che è uno dei due leader, ringraziandomi per la pubblicazione e pubblicando sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo la notizia che era uscito il libro a cura del giornalista italiano Cristiano Amadeo. Quindi per me è stato un po' un colpo, vuol dire, il tuo gruppo preferito che ti riconosce, tra l'altro un gruppo assolutamente riservato che non fa mai queste cose. Verissimo. Quindi per me è stata una grande soddisfazione. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito dei Dead Can Dance è che li definiscono anche mistici, ma in effetti c'è qualcosa di mistico in loro, perché io
ho letto delle interviste in cui Lisa Guerra diceva che la loro musica nasce dal silenzio e dalla meditazione. Questo mi è piaciuto moltissimo, perché la creatività che nasce dal silenzio è un qualcosa di incredibile, di eccezionale. Ah, è bellissimo, cioè io trovo che ascoltare la musica di Ed Candelaria, in particolare dove canta Lisa, la cantante, con questa voce magnifica, che tra l'altro io ho fatto ascoltare anche a chi fa canto lirico, e mi dicono ha tonalità maschili e femminili, ha una cosa impressionante come tonalità vocale, e è vero, cioè chi ha letto o ha visto il documentario che Lisa Gerrard ha pubblicato, si chiama Sanctuary, no, il santuario, per cui molto interessante come è stato costruito, la sua voce è veramente qualcosa di etereo, nasce come dici tu dal silenzio, e lei è capace, e c'è una scena di questo documentario video in cui si vede bene la scena, lei si mette in un sottopassaggio e riesce a dosare le tonalità vocali sentendo il rumore delle macchine che entrano e escono dal sottopassaggio, quindi dal silenzio, come dici tu, a il rumore che arriva in lontananza e il rumore che cresce e poi si allontana, e lei riesce a imitare il suono delle macchine con la sua voce in una maniera quasi non terrena, non so come spiegartelo, proprio perché la sua voce secondo me arriva anche livelli, da una ricerca spirituale, una ricerca molto, molto profonda da quel punto di vista. Ecco, e questo ci fa inevitabilmente avvicinare anche a una delle tue passioni, perché che sono le filosofie orientali, perché purtroppo nel nostro mondo maggioritario, quello occidentale, il silenzio è proprio una cosa da rifuggire, è quasi qualche cosa da colmare con rumore, parole, rumore mentale. Ecco, invece tu non è un caso, credo, che ti sia avvicinato a queste filosofie, non è un caso che in quello che leggi ci sia qualcosa che traspare di queste filosofie. Ah, c'è molto, beh, in particolare nel romanzo, perché ovviamente in una biografia forse c'è meno di tuo, anche se io ho provato a metterci qualcosa di mio rendendo questa biografia un po' particolare, ho messo anche delle recensioni, tra virgolette, mistiche particolari. Sicuramente incide la filosofia orientale, perché è la mia grande passione, e anche, come dici tu, il silenzio in particolare della mente, questo è fondamentale, riuscire a acquietare la mente, e chi ha mai provato a cimentarsi con la meditazione o chi semplicemente prova a stare seduto e a dire ok, mi rilasso, viene bombardato da questi pensieri che in continuazione ci travolgono e non riusciamo a dominare, no? Quindi c'è questo caos, questo rumore mentale che non riusciamo a governare, e la filosofia orientale, anche le arti marziali aiutano tantissimo in questo, a fare silenzio. Verissimo. Se pensi che comunque tutto questo a noi è stato negato, perché anche nei paesi celtici, di origine celtica, druidica, ci sono questi aspetti, oppure tra i nativi di tutti i continenti. Noi fin da piccoli non ci hanno abituati a vivere da soli e a prendere contatto con la nostra individualità in solitudine, perché è una cosa che ci è negata. In altri popoli, i popoli nativi, ad esempio, fin da piccoli insegnano a stare da soli, magari a vivere 2 giorni in montagna da soli e cose di questo genere. Forse oggi non è più tanto neanche possibile, perché i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Però voglio dire, la mentalità purtroppo è così. E allora uno deve andare dall'altro capo del mondo a cercare qualcosa che magari ha qui. Ecco, in questo non ti senti magari un po' un parente, no? Sei riuscito a farla tua questa filosofia o ti senti un po' un ospite? Bella domanda questa. Nel senso che secondo me il cammino della vita è un continuo camminare e ricercare. L'importante è darsi delle mete che poi si riescono a raggiungere e a dire ok, ce l'ho fatta o meno è un altro discorso, ma mai dire sono arrivato, ce l'ho fatta, è finita, anzi è una tappa della vita, quindi in continuo bisogna cercare e chiedersi delle cose, andare sempre a scoprire, come dicevi tu. Certo. E il fatto, tu dicevi, andare lontano, una volta c'era il mito dell'India negli anni 60-70, andare a cercare se stessi, giustamente anche Paolo Coelho l'ha raccontato bene, ha detto è inutile Certo. Camminare, andare a cercare chissà dove, una cosa che hai dentro, basta mettersi dentro la propria stanzetta in silenzio, ascoltarsi, e lì veramente trovi tutto il casino che hai dentro. ti viene fuori il mostro. A meditare in mezzo alla natura vicino al ruscellino è bellissimo,
molto bello, fa bene perché ogni tanto ci rigenera. Certo. Però è proprio dentro il caos che dobbiamo cercare la pace, la tranquillità. Infatti la vera palestra è proprio quella che si fa quotidianamente anche nel caos. Sì. È verissimo questo, oltretutto, ma anche a volte andare in un bosco, se non hai la chiave giusta, poi ti fermi e cosa viene fuori? Viene fuori il mostro che c'è dentro di te. Viene fuori spaventa un qualche... tantissimo. È vero, viene fuori un qualche cosa, la tigre che non riesci a domare. E allora lì ci vuole un metodo, secondo me. Ma sì. Parliamo del tuo... Tra l'altro anche voi siete molto esperti, Lab Graal fa anche i corsi di meditazione all'interno della Notte di Merino, quindi sapete, Lab Graal noi ne sapete forse più di me, avete sicuramente più esperienza. Non sappiamo niente, però è vero che siamo uniti da varie passioni tra l'animalismo e la meditazione. Ma parliamo di te, non parliamo del Lab Graal. Oggi siamo qui per parlare di Christian Amadeo. Il secondo libro... Tu hai scritto, cioè no, il secondo è quello, La storia dei Dead Can Dance, il primo libro. Com'è che ti è venuta questa ispirazione? È un romanzo, un vero e proprio romanzo. Sì, beh, io dopo tantissimi anni, sono più di 25 anni che scrivo nel mondo della musica, come dicevi tu, tra quotidiani e riviste musicali, ho sempre anche fatto dei piccoli racconti per me stesso, pensieri, così. E a un certo punto però volevo togliermi lo sfizio e dire ma proviamo a raccontare una storia, così, un libro, ecco, ho provato a fare una cosa del genere. La prima volta, e questo è secondo me il problema che hanno gli scrittori alla prima opera, scrivi senza però avere esattamente chiaro una struttura. Sì. Io trovo che per scrivere un romanzo, soprattutto le prime opere che si creano, si debba fare un mix tra mente e stomaco, pancia, sentimento. E darsi anche delle regole. Darsi delle regole, assolutamente sì. Riesce. Sapere intanto qual è più o meno la linea che si vuole prendere. Crearsi una struttura, no? un inizio, uno sviluppo, una fine. I personaggi che entrano in gioco, che cosa vogliono dire, cosa vogliono rappresentare. E poi avere ovviamente un messaggio finale da dare. E quindi ho provato a fare prima un romanzo scritto così, mi è venuto fuori una schifezza pazzesca che non sapevo nemmeno come continuare il giorno dopo. Da questa esperienza invece è nata una struttura nata a monte e poi da lì allora si riesce a far fluire poi le parole, perché chi scrive ha anche quel problema lì, come capita anche voi quando scrivete un brano musicale, pagina bianca, beh, oggi c'è schermo bianco e non sai come riempirlo, questo è importante invece... trovare l'ispirazione del momento. Sì, deve essere un messaggio dietro, deve avere una spinta notevole, perché molti cercano di scrivere ma non ci riescono, cioè molti hanno magari un messaggio da dare, eccetera, ma poi quando si trovano lì davanti alla classica pagina bianca si va nel panico perché non si sa più da che parte cominciare e come andare avanti. Invece tu ce l'hai fatta, ma è anche bello il tema, come ti dicevo, anch'io sono affascinata dal tema. Un passo dalla morte, perché noi siamo sempre a un passo dalla morte. E il tuo protagonista si trova proprio in questo bilico, no? Non diciamo come finisce, ma si trova continuamente tra la vita e la morte, ma più in senso anche, se vogliamo, metaforico. Assolutamente sì, ovviamente la morte. Ma la morte, io ho provato a impostare questo romanzo in cui tutto si lega al concetto di morte, dalla cosa più divertente alla cosa più tragica, quindi c'è l'omicidio, il suicidio, c'è il tossicodipendente, cioè ci sono varie situazioni che si legano alla morte, addirittura alla sessualità, all'amicizia, al mondo del lavoro, e costruire un romanzo intorno a questo tema è stata un po' una sfida, no? Una cosa divertente, che tra l'altro quando ai primi amici annunciavo il titolo già cominciavano a toccare ferro o altre cose. Sì, perché poi c'è proprio per quello che dicevi tu, questo timore della morte, già solo la parola fa paura, perché abbiamo hai paura che la evochi, no? Esatto, parlare già di morte, solo la morte, evochi. Mamma mia, uno dice no, lascia stare, scrivi un romanzo più divertente la prossima volta, più va bene, però in realtà dà uno stimolo, proprio perché è consapevole, il personaggio alla fine succede un qualcosa anche se vogliamo di fantasioso, non troppo realistico, c'è un po' di fantasy anche nel romanzo, ma è volutamente così, proprio perché il personaggio per cambiare la sua vita da una vita insoddisfacente che svolgeva prima, non riusciva con coraggio a cambiarla, aveva bisogno di un evento esterno traumatico per cambiarla, che è la sua morte figurata, e quindi da lì incomincia la propria vita vera, quella in cui apprezza ogni cosa, ha coraggio nelle scelte che deve fare e quindi vive molto meglio.
con tutte le cose positive e negative che questo comporta. Ovviamente scoprirsi finalmente vuol dire traumatizzarsi, come succede in chi fa un percorso spirituale nuovo, e quindi iniziare a vivere in un certo modo diverso, però consapevole e vero, profondo. Io credo che la morte sia davvero il più grande messaggio che può arrivarti dalla vita, perché renderti conto che non sei eterno cambia totalmente l'approccio con la tua vita stessa. Cominci a fare delle valutazioni, ti cominci a chiedere che cosa vale veramente, che senso ha tutto questo, alzarsi al mattino, correre, andare a letto alla sera per rialzarsi di nuovo al mattino e correre di nuovo. Ma tutto questo perché? questo nessuno lo sa. Come dicevo, l'importante è essere consapevoli che vai a dormire alla sera, l'indomani ci sarà un nuovo giorno. Come lo affronti quel nuovo giorno quando ti alzi? È una nuova vita. Ogni giorno, se riuscissimo, ma sono io il primo a non riuscirci, no? Però ci provo, nel senso che almeno avere l'intenzione di farlo vuol dire iniziare ogni volta una nuova vita, quindi essere non solo un passo dalla morte ma anche un passo dalla vita. Cioè, è quello che io dico, questione di scelte, scegliamo noi se vivere in maniera positiva o negativa quello che è la nostra vita, se abbiamo il coraggio di viverla, ovviamente, perché altrimenti, come fanno tanti, no, alla primo aspetto negativo decidono di farla finita o di gesti abbastanza scellerati. Assolutamente, infatti io penso che nelle filosofie orientali, come anche in quelle druidiche, la morte sia una rinascita continua, morire per rinascere. E noi, se ci pensi, possiamo morire ogni giorno, perché ogni giorno possiamo attivare questo cambiamento. E questo confronto con la morte pone tutta una serie di interrogativi, perché cominci a chiederti se vale la pena di fare quello che stai facendo, quali sono i valori a cui è meglio riferirsi, perché sottostare a delle regole che magari sono inutili in quel momento. Cioè, ti pone tutta una serie di considerazioni non facili, no? No, assolutamente non è facile, e l'importante è crearsi una propria filosofia. Io mi sono fatto tante esperienze nella meditazione, quella buddista tibetana, quella dell'aikido, che è anche un'arte marziale molto filosofica, molto profonda. Le cose che mi sono piaciute di più in chi mi ha trasmesso qualcosa è dire: io ti do l'inizio del cammino, ma poi sei tu che devi percorrerti il tuo cammino, trovarti la tua strada. Ed è anche l'insegnamento che nella filosofia buddista, che a me piace tantissimo, ha avuto il Buddha stesso. Il Buddha ha detto, ha provato tantissimi maestri nella sua vita, non ha trovato quello che faceva per lui. E allora cosa ha detto? Divento io maestro di me stesso, mi metto lì sotto al famoso albero di fico, trovo io me stesso ed è riuscito a farlo. Quindi questo è, secondo me, l'insegnamento più grande del trovare se stessi, trovarsi da soli, avere un insegnamento ma poi camminare da soli. Anche perché purtroppo ce ne sono già fin troppi di guru, guretti, maestri improvvisati che ti offrono la verità, di solito anche molto cara. E purtroppo è così. Però è vero. Quella a volte fa la differenza, no? Quello, dove vedi il denaro già andare da un'altra parte, oppure, se si vuole percorrere quel sentiero lì, cogliere quello che veramente si sente proprio, certo. Non farsi fare il lavaggio del cervello. Esattamente. Quindi un passo dalla morte, siamo noi a un passo dalla morte, siamo tutti noi in fondo. E siamo lì in bilico tra quello che noi vediamo e quello che non vediamo, tra il mondo visibile e il mondo invisibile, perché c'è tutto un mondo invisibile intorno a noi. È bellissimo, forse è quello più affascinante. Esatto. Senti, ma tu hai due figli, vero? Sì, una è qui, Virginia. È qui. Ciao. Sei riuscito in qualche modo, è sempre difficile. L'altro è molto impegnato anche musicalmente, mi fa piacere, quindi sì, speriamo che intraprenda qualcosa di simile. Sei riuscito, di solito è difficilissimo con i figli, ma sei riuscito a trasmettere un po' di questa filosofia importante? Neanche un po'. Lo sapevo. No, nel senso che ovviamente ognuno ha il proprio cammino, uno cerca di insegnare certi valori, certe cose, poi ognuno è fatto a modo proprio, quindi è giusto che ognuno faccia il suo percorso. Lei sta facendo il suo cammino, ovviamente,
ho provato più volte, qualcosa abbiamo anche condiviso, siamo andati in certe situazioni insieme, le sono piaciute. Non, io ritengo che non bisogna mai forzare le cose. Se no tieni l'effetto contrario. Esatto, esatto. Ognuno deve trovare da sé qual è il percorso. Io l'ho trovato da solo, nonostante insegnamenti diversi dei miei genitori. Quindi è giusto che uno dia degli input, così come l'altro figlio, che poi ognuno scelga qual è il proprio cammino. Beh, comunque sono già fortunati, perché tu non sei il classico papà che dice questo è giusto, questo è sbagliato, segui quello che dico io, eccetera, no? No, quindi... no, assolutamente, anzi, forse sono troppo di manica larga, no? Sono troppo libero da quel punto di vista, e magari quello può essere anche forse una mancanza a volte, può essere, però ecco, no, cerco di fare del mio meglio, insomma, di essere migliore. Me stesso anche come genitore. Certo, quindi... Due libri, Un passo dalla morte e La storia dei Dead Can Dance, che hanno questa assonanza molto vicina. Cioè, diciamo che già è difficile scrivere un libro, ma decidere poi di scriverne un altro è stata anche una bella sfida, no? Sì, però è più facile quando hai già scritto un libro farne un altro. Primo, perché è più facile anche nei confronti dell'editoria. Il primo è stato pubblicato da un editore piccolino, il secondo da uno di quello che secondo me è uno dei migliori editori musicali in Italia, perché credono nella musica e quindi ti fanno un'opera come si deve, no? Da appassionato, non da quello che deve pubblicare un qualcosa e guadagnarci. Pubblicare un secondo libro vuol dire avere già una certa esperienza e sapere come muoversi quando devi scrivere, ricontrollare tutta l'opera e rapportarti con l'editore, quello è fondamentale. E questo è anche importante, perché sì. Purtroppo... Tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato di dire prima riferito ai figli, ho avuto due grossissime emozioni quando ho pubblicato il libro. Una è stata quella del ritorno dai Dead Can Dance stessi, l'altra sono state le frasi che mi hanno dedicato i miei figli. Cosa ti hanno detto? Cose positive? Non riesco immagino. A dirlo, sono emozionato, non ce la faccio. No, bellissime, la risposta... Vogliamo farglielo dire a lei? Lei praticamente in sostanza, io nel libro alla fine tra i ringraziamenti ho messo anche loro, un saluto, un ringraziamento a loro. Di qualcosa, dai. E loro mi hanno ringraziato. Secondo me. Niente, volevo dire che sono comunque fiera di mio padre, di tutto il percorso che ha fatto, quello. Sì, mi hanno ringraziato, praticamente lei mi ha detto... che era contenta di quello che avevo dimostrato, cioè che se uno ci crede nelle cose, nel mio caso era credere di poter scrivere il libro sul proprio gruppo musicale preferito ed esserci riuscito. Questo. Detto da una figlia, una bella soddisfazione. Ma a proposito, visto che è intervenuta la figlia, perché non facciamo intervenire anche qualcun altro? Se abbiamo qui un autore molto particolare, se qualcuno vuole dire qualcosa, qui abbiamo ad esempio... Una persona che ha fatto delle recensioni bellissime sui tutti e molto, due i molto due bella, libri. Sì. Marco sì. Petrillo. Ah, volevo chiederti, tu ovviamente sei appassionato di musica, hai parlato della morte nel tuo romanzo, sono due mondi che purtroppo spesso sono anche interconnessi in maniera anche tragica, ma secondo te esiste una correlazione tra... la spinta creativa artistica e la morte, esiste può essere un'ispirazione in questo senso per tanti artisti? Beh, ci può essere, sì, sicuramente. In quale senso? Beh, tantissimi artisti hanno scritto delle opere spinti dall'onda di un evento tragico come la morte di una persona a cui erano particolarmente legati. Faccio riferimento anche, pensiamo a una figura come Jim Morrison dei Doors, che è stato ispirato per tantissime sue poesie, di conseguenza testi musicali, a questo evento tragico, questo incidente dei genitori, e in questo incidente lui ha visto materializzarsi in qualche modo lo spirito di un Pelle Rossa, e da lì è nata la sua passione per la cultura poi dei Pelle Rossa, delle tribù, eccetera. E quindi è vero, sì, poi purtroppo è anche vero che tantissimi artisti sono morti in maniera tragica, pensiamo alla famosa legge del 27, tutti gli artisti morti a 27 anni, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Jerry Joplin, Brian Jones, e quindi la morte inevitabilmente ha anche inseguito certi personaggi, più di recente Amy Winehouse e altri artisti purtroppo morti prematuramente, e da lì è nato il mito, e quindi la morte, nel loro caso la fortuna, tra virgolette, loro è che grazie alla morte sono entrati nel mito, cosa che magari sarebbero diventati famosi, ma non così. Faccio un esempio, i Beatles.
John Lennon è nella leggenda perché è morto, Paul McCartney è storico, però non è nella leggenda perché è ancora vivo, anche se certe leggende dicono che sia morto, vabbè, ma questo è un mito diverso, però sì, infatti qua entriamo nel paranormale e devo dire che la morte avvicina anche a questo aspetto, perché ci sono moltissime testimonianze di contatti con l'aldilà. Tu hai parlato di nativi, tra i nativi non si fanno il problema delle pseudoscienze, così come vengono chiamate adesso qua dagli skeptics, cioè il contatto con i defunti è considerato abbastanza un qualche cosa di normale, no? L'hai incontrato anche tu questo aspetto culturale nel tuo ricerche? Sì, ho avuto qualche esperienza sul campo, l'ho avuta molto interessante. Allora. Assolutamente, sì, no, certo, non mi vergogno a dirlo, voglio dire, sono esperienze che vale la pena fare nel momento in cui le fai con sincerità e chi te le propone, il contesto in cui ti trovi, sono decisamente... Non per curiosità fine a se stessa. Sì, no, è capitato di avere a che fare con... Non mi piace definirli medium, mi piace definirli persone che hanno una certa sensibilità e quindi riescono ad avere certe energie che entrano in contatto con loro e divulgano certi messaggi, pensieri... È un qualche modo uno scambio energetico tra questo mondo e il mondo spirituale, chiamiamolo esatto, così. Ma se pensi che adesso la cultura imperante non ce le concede queste cose, queste fughe così un po' nella fantasia, diciamo, che poi non è neanche magari fantasia. Però se si pensa che a fine 800 c'erano fior di salotti da cui sono nati Allan Kardec, eccetera. Fior di salotti esoterici in cui c'era una ricerca scientifica su questo aspetto, pragmatica. Oggi come oggi, se ti occupi anche solo parlare di queste cose, pensano che sei una persona poco credibile. Assolutamente sì, che vuoi speculare. Io trovo, cioè a me non interessa quando mi approccio a certi fenomeni se sono veri o meno, è questione di quale energia mi trasmettono. Se è un'energia positiva, l'accolgo. Se sento qualcosa di negativo la escludo, ma come in tutte le cose della vita, no? Qualcuno che vuole insegnarci qualcosa, se è positivo lo prendo, lo faccio mio, il resto mi entra e mi esce. Io credo che abbiamo parlato davvero di tante cose, vuoi aggiungere qualcosa? Vogliamo continuare ancora? Spero di aver incuriosito in qualche modo su quello che è il mio messaggio, ovviamente il romanzo è qualcosa di personale, invito a essere curiosi e ad acquistarlo e ad approfondire questa tematica e magari confrontarci poi successivamente tramite i soliti canali Facebook eccetera, nei quali ovviamente io sono disponibile. Il libro di Dead Can Dance, ovviamente chi li conosce sa già di cosa sto parlando, chi non li conosce può essere un'occasione, perché questo è un racconto di una storia che è affascinante soprattutto per l'aspetto simbolico. Le loro copertine e i loro testi sono molto simbolici e quindi ci aiutano a scoprire una cultura diversa molto interessante, anche se non li conosciamo. Grazie Cristian. Grazie a Rosalba, grazie alla Biblioteca Archimede e a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare. Cristian Amadeo, grazie.